La Federazione Nazionale della Stampa, il Campidoglio e la Sapienza di Roma partecipano ad un'iniziativa per migliorare i rapporti fra la stampa ed il popolo rom. Ci spiega tutto in questo servizio Matteo Parlato. Il mio nome è Rom. È stata presentata oggi la campagna di sensibilizzazione per migliorare il rapporto tra il mondo dell'informazione e i rom, rappresentati spesso con pregiudizio. All'iniziativa presentata oggi a Roma aderiscono tra gli altri l'amministrazione capitolina, la Federazione della Stampa e l'Università La Sapienza. Spesso si usano toni allarmistici per quanto riguarda le cifre che riguardano i rom, si parla di milioni di rom presenti in Italia quando in realtà sono circa 150.000, di cui la metà di cittadinanza italiana, quindi residenti qua dal 1300 che vivono nelle case e non nei campi nomadi, non sono nomadi, un'altra cosa che spesso si dice. Ma anche l'attore Monio Vadia. La responsabilità dei media è sempre grande, perché i media comunicano i modelli e impiantano gli stereotipi, anche perché moltissimi cittadini, anche delle cosiddette democrazie avanzate, leggono i titoli, leggono le cose eclatanti, non vanno agli approfondimenti. Quindi la responsabilità dei media è grandissima e la lingua dei media influisce sulla lingua dell'immaginario delle persone, sulle fantasmatizzazioni. Quindi questa iniziativa è straordinaria, perché la lingua del potere, la lingua del pregiudizio, che sono lingue feroci e crudeli, devono essere contrastate prima che diventino poi le bastonate del pregiudizio e le pallottole del pregiudizio.